Istituzioni, associazioni e cittadini si sono dati appuntamento a Francavilla Fontana per intraprendere insieme il cammino delle donne, percorsi in genere. L'iniziativa, partita dal Castello Imperiale, si è sviluppata come una passeggiata, toccando alcune tappe significative. Al centro i temi della discriminazione, ma anche della violenza di genere. In Villa Comunale l'incontro con Antonio De Donno, procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, che ha relazionato sul tema della discriminazione e della violenza sulle donne. Anche quest'anno siamo ad una soglia di omicidi di genere che supera ormai l'80, le statistiche sono, non sono rassicuranti, si parla di un 5% in meno di omicidi rispetto all'anno scorso in campo nazionale, ma non è una cifra che possa rassicurare o accontentare nessuno. Anche sul territorio il problema è fortemente sentito e i dati statistici anche dei procedimenti per codice rosso, la violenza di genere in generale contro minori, la violenza domestica, non è un trend in diminuzione. Dunque è un grande impegno collettivo, la manifestazione vuole essere proprio una presa d'atto collettiva della necessità di contrastare questo triste fenomeno con tutti i mezzi, compreso il mezzo dell'educazione collettiva, perché la legge e la repressione penale in questo settore purtroppo non basta. È una giornata all'insegna della solidarietà, del volontariato, perché un cammino è ancora lungo per le donne che hanno lottato contro la discriminazione, il pregiudizio e che ancora oggi combattono contro la violenza. Il cammino delle donne è un cammino di piccoli passi che guardano al passato rispetto a quello che noi siamo riusciti a raggiungere e al futuro, a quello che ci aspetta, ma soprattutto considerando che la discriminazione, il pregiudizio sono ancora parte integranti della nostra società e quindi siamo tutti qui a fare rete per cercare di superare questo ostacolo.